Ed eccoci giunti alla nostra rubrica People. La comanderai a casa? Certo. Ho provato ad andarci da solo, ma vai a portone, c'erano delle brutte facce. Tu ce l'hai la pistola? Qua dietro. Guarda che quelli sparano. Eppure noi spariamo. Nato a Castellammare di Stabia, Gaetano Amato è noto al grande pubblico soprattutto per le innumerevoli partecipazioni a serie televisive di grande successo come ad esempio La Squadra, L'Ultimo Padrino e Crimini. Oltre alla carriera di attore, Amato è anche autore di romanzi. Il più recente è un thriller ambientato a Napoli e intitolato Gioco Segreto. È la storia di un serial killer, di una squadra di polizia composta da quattro poliziotti, da una PM e da una psicologa. Che si aggiunge al gruppo. Il serial killer, in caso strano, non vuole sfidare la polizia, vuole altro in questo caso, non dico che cosa vuole, per cui lascia sui corpi degli oggetti che a prima vista sembrano non significare nulla. Poi, ragionandoci bene, si capisce che quegli oggetti vogliono significare qualcosa, vanno interpretati. I rapinatori di oggi sono solo tre e fra di loro c'era una ragazza. Forse uno di loro aveva una parrucca. Comunque meglio così. Chi non c'entra si affretterà a fare il nome degli altri per non essere coinvolto nella morte di un carabiniere. Ferimento, capitano. Il ferimento di un carabiniere. Lei non lo ha visto in faccia. È un miracolo se si salva. Sono appassionato di gialli e non solo di gialli. Leggo Ken Follett, leggo Grisham, leggo Patricia Cornwell, leggo anche gli italiani come Giorgio Faletti, come Donato Carrisi, carissimo amico, eccetera. Ciccio. Nessuno deve sapere niente. Nessuno. E nessuno saprà. Io dico sempre che ognuno di noi è un serbatoio. E nel corso della vita, all'interno di questo serbatoio, ci mettiamo tutto quello che incontriamo, tutto quello che vediamo. Poi ce lo scordiamo che sta là. Poi al momento opportuno, da solo, questa roba riesce fuori e ti aiuta a ricostruire una cosa che nemmeno tu pensavi di sapere, insomma. Prossimamente lo vedremo anche nel nuovo film di Woody Allen, girato la scorsa estate a Roma. È andata benissimo, in effetti mi vedrete accanto a Benigni, perché io sono nell'episodio di Benigni, è un piccolo ruolo. Ero stato chiamato per fare il protagonista di uno dei quattro episodi, però cercavano un tenore. Da come si può capire dalla mia voce, tutto solo tranne che tenore, ma al massimo un baritono. Però pare che poi il maestro abbia chiesto espressamente di chiedermi se avessi fatto volentieri anche un piccolo ruolo. Ovviamente gli ho detto di sì e ho fatto, sono cinque battute scambiate con Benigni, però ti fanno far pace con questo mestiere perché capisci che c'è anche un altro modo di lavorare. Mi hanno regalato tempo fa una parannanza per la cucina dove c'era scritto non sono un uomo di spettacolo, sono uno spettacolo di uomo. Spettacolo? Che spettacolo?